E guattai a tutti ciurme, benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo ed ultimo episodio su Stray. Come vi ho avvisato appunto ragazzi nello scorso video, alla fine mi ero ritrovata costretta a separare il video per non caricarlo appunto troppo lungo. Per cui questo qua appunto ragazzi sarà l'ultimo episodio su questa serie. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su a questo finale che secondo me è stato veramente molto molto bello. Non mi anticipo nulla, però se ce la facciamo ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere per questo finale di serie almeno i 70 like. A voi non costa niente ragazzi, si tratta questione di un secondo, ma così insomma dimostrate l'apprezzamento per questo gioco che si è rivelato essere davvero molto molto bello. Per cui riprendiamo adesso da dove ci eravamo salutati la volta scorsa. Questa è la sala comandi. Ci deve essere un modo per accedervi. Allora, da qua io posso saltare, ma dobbiamo smuovere questo tre ruote, ragazzi. Qui, Clem. Siamo fortunati, hanno lasciato le chiavi nella serratura. Balza sul retro del furgone, dovresti riuscire a saltare. Esatto, esatto. Era proprio quello il piano. Brava Clem, che mi hai capito all'istante. Ci sono, vado, vado. Vado, ci sono. Mazza, momento tossico. Tantissimo. Ok, bellissima pure sta cosa. Piano. Ok, grazie Clem, ben fatto. Io spegnerei se fossi in te perché fa un casino della miseria quell'affare. Ok, ecco la sala di controllo. E boom, bitch. Giù la leva. Siamo ragazzi. Oh, porca di quella miseriaccia, te pareva? Attenzione, attenzione! Corri, Clem! 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 Ti ho lasciato qua! Vabbè, tu vai! Io te seguo a ruota! Ok. Sul tre ruote. Però non è che sei preoccupata a rivedere se ci fossi o meno, eh. Ah, stupide sentinelle. Che fai? Non vieni? Che fai? Non ce la faremo a scappare tutti con le sentinelle alle calcagna. Posso tenerle occupate per un po', ma tu devi andare. Il motto degli oltreggiosi recita: dobbiamo andare oltre ad ogni costo. L'ho scritto io. Sei uno dei nostri adesso. Non è detto che tutti raggiungano l'oltre, ma almeno uno di noi deve farlo. Va, adesso. Ti serverò nella mia RAM, piccolo oltreggioso. Temo che nessuno, oltre a Bob, ragazzi, riuscirà a raggiungere l'oltre. Mi sa proprio che sarà così. E la cosa è estremamente triste perché hanno fatto tanto comunque per riuscire a raggiungere l'oltre e alla fine nessuno di loro avrà modo di vederlo. Andiamo. Verso la metro. Il mezzo di trasporto che useremo per andare via da qui. Il punto è come.
Questa luce arancione è abbastanza indicativa, forse bisogna fare qualcosa qua sotto. Sì, questo è il posto per inserire la batteria, ragazzi. Quindi adesso, ovviamente, la metro è finalmente utilizzabile. Non ci resta che usarla. Grazie Clem, ti porterò anch'io nel mio piccolo cuoricino. Ci siamo. Si parte. Sala comandi. Salve signore, non so perché lei sia qui, ma l'uscita è di qua. Scusate il silenzio, ragazzi, ma sono alquanto emozionata, direi. Perché non so cosa stia succedendo adesso in questo posto che comunque è stato mantenuto perfettamente. Direi. Sala controllo. Eccola qua. Ci possiamo fare qualcosa? Vediamo un po'. Ok, qua non ci arriviamo chiaramente adesso, ma ispeziono un po', Bib. La sala comandi è chiusa da una specie di protocollo di sicurezza. A quanto risulta, gli umani sono i soli autorizzati ad entrare. Inoltre, sempre a quanto risulta, non sono considerato un essere umano, molto offensivo da parte tua, protocollo di sicurezza. Forse lavorando di squadra riusciremo a varcare questo passaggio. Allora, questa ci serve di sicuro, ragazzi, perché proviamo ad avvicinarci anche a quest'altro pannello e vediamo cosa succede se ci interagiamo. Per cui avvicinati, caro amico. Ah, ci si è messo da solo, perfetto. Comunque non possiamo interagirci adesso, va bene. Mi chiedo in che modo potremmo mai trovare una qualche traccia di essere umano qui per far sì di entrare nella sala di controllo. Salve, come posso aiutarti? Niente, allora questi non penso che saranno di grande aiuto, ragazzi. La città è sigillata, chiaramente. Abitante della città murata 99. Questa porta che dà sulla superficie è sbarrata a causa della procedura di quarantena. Rivolgersi a uno degli ingegneri autorizzati all'interno della sala comandi per qualsiasi richiesta. Buona giornata. Il punto è che a me serve qualcuno qua fuori, non là dentro. Proviamo a tornare un attimo qua sotto, vediamo se c'è sfuggito qualche dettaglio. Io ti cammino nella vernice e poi ti faccio tutte le impronte. Attenzione a vernice fresca, va bene, vernice fresca. Di solito questi dettagli potrebbero essere importanti, ma niente, manco qua niente di interessante. Manco questo ci ha detto assolutamente niente di utile, ragazzi. Allora, neanche qua sotto c'era niente di utile. Bisogna solo un attimo capire. Dov'è la questione? One eternity later. Attenzione! Bastava ispezionare di nuovo questo terminale per poter aprire qui. Per cui. Oddio. Avevo il tempo limitato? Va bene, Bib. Allora, occupati di nuovo di questo affare. Che io mi occupo dei fili. Ecco perché Bib aveva detto lavorando di squadra, questo intendeva. Perfetto, allora.
apriamo pure di qua. Quindi è possibile che ci sia qualche umano qui, ma... controllavano tutto da qui e non c'è nessuno. Sono passati troppi anni. Ricordo di averli odiati a morte. Avevano tutto. Spazi puliti, elettricità illimitata, libertà di movimento. E a cosa è servito? L'epidemia. Adesso ricordo. C'era una moria, ma loro pensavano di essere al di sopra di tutto. Non hanno fatto nulla per aiutarci. Ho visto la mia famiglia morire, mi sono sentito impotente. Non ho potuto fare niente per salvarli. Ma posso ancora aiutare te. Possiamo ancora andare oltre, insieme. Porterò con me i ricordi dell'umanità e di coloro che ho amato. Ok, quindi a quanto pare c'era stata un'epidemia che aveva praticamente costretto gli esseri umani a rinchiudersi, perché qua ha parlato di città murata a 99, quindi probabilmente questa era solo una delle tante. Sono state create queste città sotterranee in modo da tenere gli esseri umani in quarantena da appunto questa cosiddetta epidemia. Evidentemente c'era stata un'epidemia che aveva causato non pochi problemi, insomma. Ispeziona un po', Bib. Ci siamo, il computer centrale. Stando al mainframe, nessuno viene qui da anni. L'intera città è bloccata in un eterno ciclo di isolamento iniziato molto tempo fa. Se lo disattiviamo, dovremo essere in grado di uscire. Ci toccherà riportare il resto di questi sistemi online. Questi computer contengono le informazioni che ci servono. Dobbiamo accenderli. Mentre te la sbrighi, io cercherò le password e i codici cifrati per accedere al sistema. Va bene, quindi dobbiamo riattivare questi computer. Mi sembra di aver capito. Ma come? Devo fare così per accenderli, davvero? davvero? È quello che devo fare. Ci devo camminare semplicemente sopra? Che cosa meravigliosa, dai. Che cosa bellissima, davvero bellissima. Ok, ecco fatto, sì, era quello che dovevamo fare. Ha funzionato, ottimo lavoro, amico mio. Ci sono. So come spalancare la città, attenzione. Questa è una cosa seria, ragazzi. Qualcosa non va. Te pareva? Aspetta, forse possiamo aggirare il problema. Controllo del tetto. Il sistema è bloccato. Ecco, quella è la postazione che regola l'apertura della città, ma ci sono svariati livelli di sicurezza che ci impediscono di accedervi. Adesso dobbiamo fare quello che ci riesce meglio. Io faccio breccia nei macchinari e tu distruggi un po' di roba. Distruggo un po' di roba? Che vuoi dire? Che intende con distruggi un po' di roba? Ah, aspetta, ok. Quindi... forse intendeva questo, di nuovo con i fili, insomma. Tac, 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 ok. Uno. Hacker, perfetto. Quindi dobbiamo liberare i sistemi di sicurezza, praticamente. Oh! Ti sei fatto male? Il sistema sta assorbendo più energia di quanto mi aspettassi. Oh, merda, miseria. No, dai, non me lo dite, prego. Oh no, dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare con tutta la buona volontà del mondo, amico mio, ma qua pare che deve succedere macello. Allora, qua sopra non abbiamo potuto fare assolutamente nulla, però possiamo spingere questo, attenzione. Benissimo, opla. E spacchiamo un po' di fili anche qui. Ok, perfetto, vai Bib, hackeralo pure.
Speriamo che non si sfasci nel frattempo. No, non me lo di Bibbia, non preoccuparti, posso ricaricarmi quando avremo attivato quella postazione. Bib, non me lo dite, prego, eh. No, raga, se succede pure qualcosa a Bib. Allora, qua pure c'è sto lucchetto. C'è sto lucchetto, aha. Ecco fatto. Puoi aprire anche l'altra o basta questo? Basta questo? Pare di sì. Perfetto, vai pure, amico. Ho paura per la sua incolumità, ragazzi. Pare che si sta spacca. Oddio. Credo che questo corpicino sia bello che è andato. È tutto ok, starò bene. Portami alla postazione, possiamo disattivare l'allarme. Minchia, Bib. Vediamo un po'. Via, ok. Mettiamolo qua e vediamo che cosa riesce a fare. Fatto, siamo al sicuro. Ascolta, c'è una cosa che devo dirti. Già quando mi dicono così, sapevo che l'energia necessaria a disattivare il sistema di sicurezza della città sarebbe stata immensa, più di quanta questo drone avesse potuto gestire. Ma con la sorveglianza fuori gioco posso assumere il controllo del sistema e spalancare la città. Infiltrandomi nel sistema potrei distruggere il mio software. Ma una decisione che ho preso quando mi sono collegato a quel primo computer, accettando le conseguenze che avrebbe implicato. Cioè, alla fine, praticamente quello che mi è stato a dire è che tutti quelli che si sono impegnati in qualche modo per far sì che Bob tornasse all'oltre, che comunque quest'oltre fosse finalmente accessibile, non ci arrivano. Non ci arriveranno. Vabbè. Ok. Mi dispiace che non vedremo l'oltre insieme. Pensavo di dover preservare i ricordi dell'umanità, mantenere un legame con il passato. Ma nei compagni scorgo il futuro. E in te. Vieni, lascia che te lo tolga. Sei stato un amico, il migliore che avessi potuto desiderare. Grazie. Che palle però, dai. Ce l'ha fatta.
realizzato il suo sogno, il suo ultimo desiderio, insomma. Si sta finendo di aprire, ragazzi. Porca vacca, guardate un po' che roba. Possiamo finalmente andare fuori, possiamo uscire. Il punto è come. Probabilmente adesso la porta si sarà aperta. No? Sì. Ce l'hai fatta, Bib. Grazie a te, piccolo amico. Ci siamo. L'abbiamo fatta. Oh shit. Oh shit, man. Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. Ebbene, ce l'abbiamo fatta a finire anche Stray. Come abbiamo potuto appunto vedere, non è un gioco estremamente lungo. A me è sembrato più lungo di quello che davvero è, perché comunque appunto ho pubblicato i video a un po' di distanza gli uni dagli altri, quindi mi è sembrato più lungo solo per questo motivo. Ma di per sé appunto non è un gioco dalla grande longevità, ma nonostante questo penso, ragazzi, di poterlo definire una piccola perla. Parere che penso sia stato un po' dato anche dagli altri videogiocatori che l'hanno giocato. Io ovviamente non ho letto recensioni, non ho letto opinioni, proprio onde evitare comunque spoiler di qualsiasi tipo, ma quello che avevo visto è che il parere generale dei videogiocatori su questo gioco era estremamente positivo. Perché, ragazzi? Perché Stray è un gioco estremamente semplice. Nonostante questo, comunque l'attenzione ai dettagli è stata veramente tanta. Devo dire, a parte che penso sia già, insomma, un gioco che ha un passo in più, un piccolo passo in più, proprio perché comunque il personaggio interpretato, ragazzi, è un gatto, cosa che se non sbaglio non era stata, insomma, io non avevo perlomeno visto in altre occasioni, e quindi già questo, magari comunque gli amanti dei gatti ovviamente apprezzano tantissimo questa cosa, quindi ha quel quid in più già solo per questo. Però per il resto, ragazzi, perché piccola perla? Perché appunto, nonostante sia un gioco estremamente semplice, è stato veramente molto ben pensato e ben costruito, secondo me, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista comunque della sceneggiatura, della storia, diciamo così. Anche la storia di per sé è molto semplice, ma molto interessante il fatto che comunque te la facciano scoprire così, piano piano, magari appunto attraverso i ricordi del robottino che ci ha accompagnato fino alla fine. E quindi alla fine ci fanno capire cosa fosse davvero successo all'umanità, per quale motivo esistesse questa città sotterranea. È bello comunque che alla fine, ragazzi, hanno dotato di emozioni anche appunto gli stessi robot, che ormai erano gli unici ad essere rimasti in città. Vediamo se c'è qualcosa. Ok, non c'è nulla alla fine dei titoli di coda, perché ovviamente erano passati davvero tanti, troppi anni, e quindi tutti gli esseri umani, ragazzi, che erano riusciti a salvarsi, diciamo così, alla fine sono purtroppo inesorabilmente morti. Quindi comunque questo programma, diciamo
diciamo così, di salvataggio dell'essere umano alla fine non ha funzionato, perché comunque hanno rinchiuso gli esseri umani in queste città sotterranee per preservarne la specie, diciamo così, si sono rinchiusi in queste città, ma alla fine è stato tutto inutile, perché comunque non sono più riusciti ad arrivare appunto al mondo esterno, o forse appunto a causa degli Zurk, ragazzi, che purtroppo penso che abbiano anche contribuito appunto alla sparizione dell'essere umano, e quindi nessuno di loro è mai più riuscito a raggiungere il mondo esterno. Quindi alla fine la presunzione, era questo anche penso il messaggio finale, la presunzione dell'essere umano che sempre si illude di avere la soluzione ad ogni problema, ma alla fine la vita e l'esistenza ti ricordano che non hai comunque il controllo su ogni singolo fattore, su ogni piccolo particolare. Quindi ovviamente la cosa più inaspettata, come in questo caso per esempio appunto gli Zurk, ragazzi, può rovinarti il piano, e infatti è così che è successo. E quindi alla fine, ragazzi, il mondo di fuori comunque è ritornato abitabile, a quanto pare, perché comunque alla fine l'epidemia probabilmente ha ucciso tutti quelli che erano rimasti fuori, e sono morti comunque tutti quelli che erano rimasti dentro. Quindi praticamente l'estinzione dell'essere umano, e il mondo è rimasto a disposizione degli animali, della natura, e a questo punto dei robot, che chissà ragazzi, se non so, alla fine sti robot riusciranno ad uscire, robot che comunque alla fine delle cose sono anche riusciti ad imparare cosa sono le emozioni, quindi diciamo un pochettino di imitare, a scimmiottare l'essere umano. Quindi la storia di per sé è davvero molto semplice, fondamentalmente, perché se pensiamo agli aspetti singoli, ragazzi, è molto semplice, ma bella, nel senso che appunto questo messaggio finale alla fine riguardo l'essere umano penso che sia anche abbastanza tostarello, diciamo così. È sempre una denuncia appunto della presunzione, ragazzi, dell'essere umano. Quindi mi è piaciuta davvero molto, mi sono piaciuti tutti i personaggi che appunto, per quanto alla fine fossero dei semplici robot, ragazzi, riescono a crearti empatia. Io sono entrata in empatia con loro e mi sono affezionata a loro, e infatti alla fine si è visto, voglio dire, quando alla fine B12, ragazzi, il nostro Bib decide comunque di sacrificarsi pur di realizzare il proprio desiderio, mi sono affezionata a loro, per quanto comunque alla fine ci sia poco contatto, alla fine i robot di regola appunto non ti esprimono alcuna emozione, ma questo significa che sono stati molto bravi anche in questo aspetto, perché non è facile, ragazzi, appunto far sì che un essere umano si affezioni ad un robot in un videogioco, ok? Perché comunque appunto il robot, ragazzi, c'avevano la faccia come uno schermo, non potevano comunicarti chissà quali emozioni, e invece sono stati bravi anche in questo, perché per esempio io ho percepito tantissimo la tristezza di Momo a causa della sua separazione dai suoi amici, ad esempio, pure il sacrificio comunque alla fine, diciamo così, di Clem, che decide di sacrificarsi pur di far scappare Bob. Sono comunque tutte caratteristiche umane che sono stati bravissimi a far esprimere a delle macchine, quindi anche lì il lavoro è stato molto molto ben fatto. Per quanto riguarda, ragazzi, il comparto tecnico, il gioco è sicuramente rigiocabile, anche perché appunto adesso non ho esplorato neanche a fondo comunque gli ambienti di gioco, ambienti che invece sono ricchi, veramente molto molto ricchi di dettagli, comunque di dialoghi, di tanti personaggi, magari altre cosette da fare e tutto il resto. Ci sono anche collezionabili, il gioco quindi è sicuramente rigiocabile ed è comunque molto godibile, secondo me, anche da rigiocare, è una bella esperienza di gioco. Dal punto di vista tecnico, ragazzi, che dire, io devo dire che mi ha stupito perché dal punto di vista grafico e visivo il gioco è bellissimo, a mio avviso. Gli ambienti sono stati curati appunto nei minimi dettagli, anche lì bellissimi i colori, bellissime le luci, davvero bello 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 secondo me dal punto di vista grafico. Dal punto di vista sonoro, che dire, anche le musiche veramente molto coinvolgenti, devo dire, anche se appunto non sono forse un aspetto proprio trascendentale di questo gioco, ma quando ci sono
fanno bene il loro lavoro dal punto di vista del gameplay, delle meccaniche di gioco. Ben fatto, devo dire ben fatto, perché io non ho trovato in alcun momento, ragazzi, alcun tipo di difficoltà nel muovere Bob, nel dirgli cosa fare. Bellissime appunto poi tutte le azioni che sono state messe a disposizione del giocatore, azioni tipiche dei gatti, ci permettono di riposare, ci permettono di bere acqua, ci permettono di farci le unghie, saltare di qua, di là, miagolare, giocare con gli oggetti, infilarci nelle scatole. Cioè, ragazzi, sono dettagli che secondo me valgono veramente moltissimo, davvero moltissimo. Quindi io direi che questo gioco, ragazzi, è una piccola perla, quindi mi ripeto, una piccola perla che secondo me merita di essere giocata e goduta, perché è una piccola avventura che però secondo me vale tanto da tutti i punti di vista che vi ho elencato. Quindi io mi sento di dargli un 10 su 10, lo sapete che io di solito non so stretta di voti, ragazzi, quando un gioco mi piace, mi comunica qualcosa, per me la cosa principale è quella, che comunque un gioco mi comunichi qualcosa a livello emotivo, poi il resto va in secondo piano, quindi comunque questo gioco mi ha comunicato qualcosa, quindi io mi sento di dargli un 10 su 10. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Che dire, sono stata davvero contenta comunque di portare questo gioco sul mio canale. Questo video termina qui, grazie a tutti ragazzi per aver seguito con entusiasmo questa serie. Questa serie quindi termina qui, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!